Buonasera amici di Urban Week, siamo ancora in compagnia di un ospite VIP. Questa sera siamo con l'attore Emanuele Propizio. Sì, sì, VIP. VIP? Buonasera allora. Tu sei un attore, noi ti conosciamo perché comunque ti abbiamo visto spesso sul set con De Sica, ma tu quando hai iniziato? Io ho iniziato a 14 anni e ho iniziato con un film molto bello che si intitola Mio fratello e figlio unico. È stato il mio esordio, poi ho continuato, il mio secondo film è stato con Carlo Verdone, ho fatto suo figlio, un grande grosso Verdone, e poi Christian, due con De Sica, poi ho fatto Manuale d'amore 3, Genitori e figli, diciamo un po', ce la siamo cavata. È bello avere questi eredi della tradizione brillante italiana. Adesso però ti porto nel mondo nostro, nel mondo della musica. Voglio sapere da te che rapporto hai con la musica. Posso farlo vedere, eccolo, io sono attore però mi sono tatuato una chiave di violino. Perché? Perché me la sono tatuata? Perché mio padre è musicista. Io diciamo che dentro casa mia siamo nati con la musica, quindi ho un bellissimo rapporto. Suono. Cosa suoni? Diciamo, suono è un parolone, però diciamo un po' il pianoforte, la batteria, e sono i due strumenti che comunque sono appassionato. Perché mio padre comunque suona un po' il pianoforte. E vi dico, cioè, nel senso, sono appassionato di musica, vi ripeto, da quando sono bambino. Sono cresciuto con pane e musica. Quindi. E con il mondo delle discoteche, un musicista bravo come te, che rapporto ha? Discoteche? No, e nel senso sono un po' più vecchio su questo, cioè nel senso che non vado in discoteca perché giustamente ho 20 anni, però non è che adoro il fatto della musica dei DJ, bravissimi per carità di Dio, però non adoro, cioè non è che impazzisco. Non sono una persona che va in discoteca per sentire, per dire, vado a sentire la musica, no, per stare con gli amici e per divertirmi. Il tuo pezzo preferito, quello a cui sei più legato? Ma io sulla musica, bella domanda questa. Quello che ti piace suonare di più allora? Ma no, tutta la musica italiana, la classica italiana, dai più grandi, da Battisti, Mina, Baglioni, Renato Zero, e ce ne sono di canzoni, però diciamo una canzone per testo che a me sta veramente a cuore, Califano l'ha scritta, La mia libertà si intitola. Domanda di rito, a questo punto un pezzettino la possiamo sentire? No. Sì, vogliato, l'abbiamo messo in imbarazzo. Ho una chitarra per amica, con voce malandata, canto e suono la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Perfetto, è diventato rossissimo, quindi a questo punto noi lo possiamo salutare. Ti chiedo solo un saluto speciale per gli amici di Urban Week. Come? Un saluto speciale per gli amici di Urban Week. Allora, un saluto speciale per gli amici di Urban Week. Grazie. Ciao.